E rieccoci qui un altro episodio di God Hand. L'ultima volta abbiamo iniziato quadro 3, sono quasi morto dal boss gorilla. Ho dovuto applicare un po' di tecniche. Un po' cheap, però andiamo avanti così. Siamo già stati al negozio, abbiamo comprato quello che dovevamo comprare, quindi sì. Anzi no, dovevo comprare un'altra cosa che poi mi sono dimenticato, che è il calzo alto. Quello mi serve. Quello mi serve assolutamente, quindi. Calcio alto. Possibilmente, ecco. E sostituiamo questo. Calcio alto, ok. E visto che ci siamo, rimettiamo. Ricattacco questo. Rompi difesa, perfetto. Ok. Purtroppo non abbiamo risorse, perché le abbiamo dovute sprecare tutte dal gorilla. Se no ci morivo. E posso salvarsi sopra tanto. Ho solo comprato una mossa e cambiato un attimo il loadout. Ecco. Ok, andiamo avanti. E oggi dovremmo riuscire a fare un altro boss. Ci sono tre boss in questo quadro. Sì, tre. Ok, allora, qua ci sono un bel po' di nemici e forse riesco a far vedere un po' una tecnica, però in realtà non posso perché mi serve almeno una sfera per farla vedere. E a meno che tu non ne hai una, non posso farla vedere. Dai, dammi una sfera. No, però la vita mi va benissimo. Prendi questa cassa. Non so se riesco a tirare uno di questi due senza colpire il cittadino. No, vabbè. L'altro rimane là a ridere. Ridi. Dai, uno di voi mi dà una sfera. No, devo anche prendere il God Hand, sono sicuro che arriva un demone prima o poi. Io mi attiro anche lui. Facciamo anche una taunt. Ah, già vero, c'è il lanciarazzi dentro quella cassa. No, ma dai. Ora. Non so se riesco a prenderlo senza aggrare niente. Dai, prendilo. Ok. Allora, questo è il lanciarazzi. Se si usa X tira il missile. E ha un colpo solo. Dopo si può lanciare via. Quindi adesso faccio così. Mi giro. Ale. E poi così. Ah, viene lo zebra, dai, vieni tu. E là, ale. Non qui, per favore, ok. Un trucco. Se c'è una pendenza, mai combattere in alto, cioè in questo senso qua, col nemico più in basso. Perché poi cosa succede? Che questa schivata qui non funziona tanto bene. Essendo tu più in alto del nemico, il nemico, anche se attacca alto, ti attacca in basso. Il conveniente essere più in basso del nemico. No, uffa! Non riesco a premere il triangolo. Vabbè, almeno il God Hand di nuovo. Ok, ci siamo. Almeno un altro po'. Tu non sei ancora morto, però. Quanta vita c'hai? Ok, adesso piano piano questi nemici li facciamo. No, così. Ok, andiamo qua dentro un secondo. Ah, ho tirato la signorina. Va bene, vieni qua. Pa, pa, pa. Ok, oh, sfera, sì. Vediamo se riesco a far vedere qualcosa con questo tizio qui. Mettiamoci bene. Wow. Però questa io me la prendo perché penso che mi cura il segmento che mi rimane. Allora, io vorrei far vedere una tecnica. Che è essenzialmente questo. Quando si lancia un nemico che è morto, si può aprire la roulette e poi spammare su triangolo per fare l'air launch kick. E praticamente aprendo la roulette con il nemico morto in aria va a agganciarsi al nemico vivo più vicino.
e quindi aiuta a lanciare via i cadaveri dei nemici. Ho preso l'arancia e questo clown me l'ha praticamente tolta, perché ho perso tutta la vita che avevo guadagnato. Queste due signorine le facciamo in un secondo. Aspetta un attimo. Tu perché mi dai soldi? Perché non mi dai vita? Tu dammi un po' di vita. Oh, ok, perfetto. Un po' di casse da tirare alle signorine qui. Queste sono difficili da aggrare una alla volta. A volte ci si riesce, a volte no. Però, siccome abbiamo un sacco di casse, forse riusciamo a farne fuori almeno una. Cioè, quella più scarsa. Ah, ah, ok, fermati. Vieni qua. Ma no, ma no. Vabbè. Forse riusciamo a stare abbastanza distanti lo stesso. Ecco, l'ho anche buttato addosso all'altro, perfetto. Ma non voglio mai stare troppo distante, perché se no, ok, vai. Se no poi mi lancia il cappello e perdo un sacco di tempo solo a schivare in su. Tra l'altro c'è un ombrellone lì. Insomma, me lo prendo, non so, vediamo. Ah, sì, 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 fai questa mossa. No, doppio calcio, dai. Devo solo stare attento alla presa con loro. No, che si sprechino a darmi un po' di sfere per la roulette, ma figurati. Però forse adesso... Allora, andiamo qua. Prendo il barile. Adesso io posso andare o di qua, e ci sei un'altra di quelle signorine col cappello e frusta, e un tizio coi coltelli. Però sono opzionali, perché in realtà bisogna andare di qua. Cioè, ci sono questi nemici che vengono giù dalla mongolfiera. Però così, quelle signorine sono a un PS. Quindi dovrebbe essere semplice farle fuori. E poi clown, lasciamolo lì. Posso anche lasciarlo là e andare. Perché ci penso. Ci devo pensare un po' come voglio gestirmi le risorse del livello. Allora, tu mi segui per tutta la stage. Vabbè, facciamolo fuori, ho capito. Ma pari ogni tanto? Ok. Togliamolo di mezzo. Chissà che non sia un demone, ma se è, abbiamo il Godend, non è un problema. Però io mi aspetto un demone molto presto. Questo me lo tengo perché mi servirà contro altri nemici. Qui c'è l'elite, ma l'elite da solo è facile. Pa 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 pa. Vale. Eccolo. Molto semplice. Io mi assento che lui è un demone. Ma no, ma dai, ma no. Adesso mi vado a prendere la banana. Ok, non è un demone. Ah, però, vedi. Vabbè. Banana, grazie. Qui cosa c'è? Questo me lo prendo un attimo e me lo porto di qua. Vediamo se riesco a separare i due nemici che sono qui. Vorrei colpire quello là. Grazie. Vieni qua. Che difficile attirare la lady, perché ha troppi attacchi a distanza. Vero che anche lui ce li ha, però è già un po' più facile da tirare da vicino. Bonk. Lock on. No, rifarlo. Lock on. Eccolo lì. Così si fa. E via. È uno, questo del lock on è uno dei trucchi più semplici che si da imparare. Veramente facile. Sembra difficile, ma una volta che... Ah!
Una volta che l'hai fatto, poi scopri che è, una, che è facilissimo. Aspetta, ok. No, 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 ehi. Scatta. Perfetto. Io il demone non so dove l'ha messo il gioco, ma deve esserci prima o poi. Sono sicuro che c'è. C'è un altro nemico di là, però non mi vede finché non mi avvicino. Facciamo così. Ok, dai. Ok, lì c'è una leva che mi serve. Devo tirarla per aprire la porta dove c'era l'Elite Zebra. Quindi questa è obbligatoria da fare. Ma appunto ci puoi arrivare o dall'Elite Zebra, che conviene perché comunque conviene toglierlo dalle scatole, oppure da questa zona, da questa strada che abbiamo fatto adesso. Oh, ma sei fortissimo tu? Ok. Dove l'ha messo sto demone? Ci sono solo altri due nemici. Rompi tutto qua, non mi serve niente. Ricordarmi che ho un'arancia da raccogliere se mi serve. E qui c'è un'altra di queste porte, però abbiamo il Goden carico, quindi non mi serve. Anche per ora questo quadro ci sta andando bene. Ok. Questa scatola ha sempre una banana. Prendiamolo. Io lo tirerei al tizio col coltello. E fatti questi due nemici, abbiamo finito il livello. Vieni qua. Vieni più vicino. Vieni più vicino, per favore. Perfetto. Trucchetto di prima. Ma dai, che l'ho schivato laterale. Ehi. Bravo, blocca, bravo. Bravo, bravo, bravo. Però purtroppo neanche una sfera a sto livello. Cioè, una all'inizio e basta. Non c'è più niente da rompere. Adesso, in teoria bisognerebbe andare di qua. Però, chiusa. Quindi bisogna entrare nell'altra porta. E trovare la chiave per quella porta lì. Purtroppo non c'è più niente. Alla fine, questo qui non l'ho neanche usato. Vabbè. Qui non ho più niente. Ho una sfera sola. Volevo fare una cosa. Nel prossimo livello mi toccherà inventarmi... Mi servivano due sfere, però niente, mi tocca inventarmi qualcosa di nuovo. E vabbè. Allora, salviamo e andiamo a fare il boss. Ok, allora, prima di questo boss... Io cambierei un paio di mosse. Questo diventa spazio là indietro. Questo diventa calcio alto. E questo diventa... bella domanda. Quando ci ho provato, sto facendo pratica, qui avevo una mossa e oggi non ce l'ho. Perché non ho ucciso abbastanza demoni per averla. Un demone mi aveva dato una mossa bella. E adesso cosa metto qua? No, vediamo tutti, cosa abbiamo? Interessante. Potrei mettere calcio laterale alto, però... Ci abbiamo già calcio alto su X. C'è poca roba che possiamo metterci, veramente. C'è poca roba che possiamo mettere qua. Calcio alto 1 è l'unica. Dov'è? Laterale alto. Eccolo. Sì.
Che tra l'altro però invece potrei fare... No, pugno della giustizia qui, ma... L'altro continua a staccarsi e attaccarsi una USB, non so cos'è. Vabbè. Ok, volevo fare una cosa, ma mi servivano due sfere per farla. Però c'è una sfera in uno di questi barili. Quindi potrei comunque riuscire a farla. Beh, vediamo. Andiamo a vedere cosa succede. Aspetta, ora! Sì! Lanciali via, perfetto. E questi sono i Mad Midget 5. E questa battaglia è un po' un bel casino, perché sono 5 nemici tutti addosso. Se però fanno una certa mossa, li posso beccare tutti e 5 assieme. Però non la stanno facendo. Potrei correre all'infinito così, sperare che la fanno. E venire colpito dai laser. C'è per fortuna sempre una testa del God End lì e sempre una sfera dove l'ho presa nell'angolo qua. Quindi almeno quello. Mi danno un po' di risorse per questa battaglia. Qua mi sembra che non hanno tanto voglia di fare quella mossa. No, la stanno facendo adesso! Vai, vai, vai! Ok, tutti in riga. Super lancio. Sono, penso, 400 danni e dovrebbe beccarli tutti. Ovviamente più ne togli, più diventa semplice. Poi sono dei midget, quindi... Ok, God End, subito. E vediamo di toglierne il più possibile. Il rosso è il capo, è un po' più di vita degli altri. E tutti droppano ciliegie, tranne il rosso che droppa banane o fragole. A seconda della difficoltà. Indai droppa banane. Ah! Ok, ok, ok. Calma, calma, calma. Quanti ce ne sono ancora? 3. Potrei tenermi questa sfera per dopo. Recupera vita da lui. E se facciamo un po' i codardi, corriamo in giro. Recuperiamo vita anche da lui. Non posso girarmi al volo con la... Devo fare così. No! Ok. Ne è rimasto solo uno? Sì. Ok, è facile adesso. Volevo recuperare vita. Dov'è? Non l'ho presa. Ah, mi ha dato una fragola, perfetto. Questi li puoi lanciare tranquillamente anche in morte. Vediamo se lo stordisco prima di farlo fuori. E Midget fa così. Bam! Perfetto. Ma mi è andata bene, dai. Keep on rolling. E questi erano i Mad Midget 5. E lì li incontreremo un'altra volta più avanti. Questa me la tengo, perché c'è un'altra battaglia qui. Quindi quelle risorse mi servono per dopo. E questi si possono esaminare. Questi rottami sono dei plasticoni, purtroppo. Non possiamo prendere soldi da lì. Qui c'è un minigioco che adesso andiamo a fare. Sì, andiamo a fare subito. Essenzialmente devi ripetere quello che ti viene fatto vedere a schermo con i pulsanti. I cannoni sparano delle palle, noi ripetiamo questi stessi pulsanti. E le sequenze sono più lunghe a seconda del livello di difficoltà del gioco, quindi iniziano sempre basse, 1, 2, 3, ma a livello 1 non vanno oltre le 3. Qua possono arrivare penso anche a 5. E adesso inizierò a avere problemi. Ok. Ok, perfetto. Per fortuna anche se mi danneggiano non fanno tanto male. Oh, perfetto, niente. Me ne andate anche abbastanza semplici.
Ok, lì c'è un altro di questi nemici con la mazza. Ma abbiamo un sacco di casse da tirargli. Tra l'altro, una di queste casse ha sempre o una banana o una fragola per recuperare la vita in caso ne hai persa tanta nel minigioco. Non so se ci puoi morire nel minigioco, dubito. Secondo me al massimo vai a uno di vita. Queste casse gliele tiro tutte, anche se potrei tranquillamente andargli addosso. Anzi, sai che c'è, gli andiamo addosso dopo questa cassa qui. No, vieni qua però. Ok. Attacca. 1, 2, bom 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 bom. 1, 2, bom bom bom. Ah, non ho rompiguardia sulla X, devo rimettere a posto le tecniche. Aspettate un attimo. Rimettiamo a posto le tecniche. Rompiguardia. 2. Questo torna. Questo. Questo va bene, questo va bene, il resto va benissimo. 1, 2, bom 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 bom. 1, 2, bom 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 bom. 1, 1, 1, 1, 2. 1, 2, 1. Oh, l'altra guardia, sì. Perfetto, via, questa è mia. Una di queste dovrebbe avere vita. Non la prendo ancora. Ecco, questa qui è la cassa che ha sempre della vita. E un po' di sfere, non ne ho neanche una. Chissà che sulla nave ci sia un botto di roba, quindi. E dentro tre di questi, a caso, ci sono dei nuovi midget. Sono i midget lama o artiglio. Tre sfere, grazie. Adesso che non mi servono, ovviamente sarà pieno. E i midget artiglio non sono troppo difficili. Siccome ho sta mazza qui, muoiono in tre colpi. Li vedremo meglio più avanti. Aspetta un attimo a raccoglierlo. Non so se questi possono essere demoni. Non ne ho mai visto uno diventare un demone. Sicuramente dopo ci sono altri due nemici e uno di quelli può essere un demone. Questo per forza, esatto, è l'unica cassa che mancava. L'ha ucciso? No. Vieni qua. Ok, questa cassa ha un'altra mossa roulette che è 100 pugni, la equipaggiamo. Perché è essenzialmente... No, qua. È calcio del drago, ma meglio. Calcio del drago fa 400, questa fa 500 e ha lo stesso effetto che lancia i nemici nella stratosfera. E, ok, allora mi prendo l'arancia che è qua. Ah, c'è un'altra cassa qua. Soldi, quindi questo è soldi per forza, perché qua non si posso tornare. E anche questo è soldi. E anche tutta la frutta che c'è di là è soldi. Questa è la chiave che ci serve per andare avanti. E sì, non c'è più niente. Questi sono soldi. Che una volta che torno dove c'era il boss, la porta mi si chiude dietro, quindi quella roba è persa se non la prendo. Qui ci sono due ninja. Io nel dubbio. No. Ok. E questi possono tranquillamente essere demoni. Non lo erano, vabbè. Però può capitare e mi è capitato. E quindi questi sono soldi. Però dai, ho tutte e tre le sfere, quindi sono contento. Possiamo continuare velocemente. Perché tanto questo ci riporta a livello di prima. Ed essenzialmente gira a destra e vai a prendere la porta. Ci sono due tizi coi coltelli. Ma hai anche un ombrellone, quindi è facile. Facciamo fuori questi e chiudiamo l'episodio. Time for a little fun. Vuoi fare qualcosa? Dai, che l'ho schivato. Vorrei riuscire a andare dal boss del quadro con tutta la vita. Possibilmente. Potrei anche tranquillamente andare sulla porta e finire.
Dai che ho schivato lateralmente. Dai. Eccolo lì. Così si fa. Ok, e con questo abbiamo concluso l'episodio. Quindi ci vediamo la prossima volta con God End. Praticamente facciamo solo il boss, ma anche vediamo qualcosina nel negozio, nel casino. Giusto per variare.